Il problema è che hanno detto che erano sicuri che era il coronavirus e l'hanno tenuto dentro e non abbiamo potuto avere notizie frequenti. Solo dopo che è deceduta hanno detto che non era il coronavirus. In qualche modo potevamo darci la possibilità di, almeno di vederlo, perché mio padre ha sempre avuto paura dell'ospedale e soprattutto ha sempre avuto paura di morire in ospedale ed è quello che è successo. E non riesco a darmi pace, non riesco a mangiare, non riesco a dormire perché vedo mio padre che urla aiuto e che nessuno gli presta assistenza. Margherita è una ragazza italiana che vive in Francia. Suo padre è morto qualche giorno fa in ospedale a Genova, la sua città. I medici le avrebbero detto in un primo momento che si tratta dell'ennesima vittima di coronavirus. Ma forse le cose non sono andate esattamente così. E questo è il suo straziante appello per conoscere la verità. L'hanno fatto entrare in ospedale e l'hanno tenuto dicendo che aveva il coronavirus, che erano sicuri al 100%, che avevano fatto un tampone per gli accertamenti. Soffriva di polmonite acute da 6 mesi e quindi ovviamente lo scanner non poteva che dare un risultato devastante dei suoi polmoni. Quindi hanno detto questo senza aver avuto conferma e senza aver fatto degli esami appositi per essere sicuro che realmente era il coronavirus. Per questa ragione non ho fatto entrare nessuno della mia famiglia dentro l'ospedale per assisterlo. Mio padre quindi è morto in condizioni ignote in ospedale ed è solo dopo che è deceduto che hanno detto che non aveva il coronavirus. Non abbiamo potuto tenergli la mano ed è morto solo. Io non ce l'ho con l'Italia, non ce l'ho con lo Stato, non ce l'ho con l'ospedale, non voglio dare nessuna accusa. Però capite bene che quando si parla d'anziano si pensano persone che non servono più. E sarà egoista quello che vi sto dicendo, ma io parlo del mio padre. E un figlio non potrà mai accettare la morte di un padre, anche se per il mondo è anziano. Voglio vedere se realmente è morto di coronavirus. E anche se non sarà facile, non è facile da accettare la morte di un padre, di un genitore. Si cerca di darsi pace. Il problema è che hanno detto che erano sicuri che era il coronavirus. E l'hanno tenuto dentro e non abbiamo potuto avere notizie frequenti. Solo dopo che è deceduta hanno detto che non era il coronavirus. In qualche modo potevamo darci la possibilità almeno di vederlo, perché mio padre ha sempre avuto paura dell'ospedale e soprattutto ha sempre avuto paura di morire in ospedale ed è quello che è successo. E non riesco a darmi pace, non riesco a mangiare, non riesco a dormire perché vedo mio padre che urla aiuto e che nessuno gli presta assistenza. Posso capire che siamo in un momento un po' particolare, dove la priorità viene data ai giovani ed è normale che sia così. Ma se non potete occuparvi di qualcuno e se non ha realmente quello che dite, dovete almeno dargli la possibilità di morire a casa con i suoi cari mano per la mano. E non posso immaginare mio padre che chiedeva aiuto e nell'indifferenza completa di tutto il personale medico. Con questo non voglio dire che sono la colpa della morte di mio padre, però voglio che sia fatta luce, perché è mio padre. Abbiamo chiamato il laboratorio dell'ospedale, ma ci hanno detto che non hanno mai ricevuto gli esami medici di mio padre. Mi chiedo come si possa dire che una persona ha una patologia senza aver fatto gli esami apposito. Il suo sogno era quello di morire con tutti noi vicini. Io sono stata in Italia un mese fa e pensavo di tornare ad aprile e stare un mese in Italia per badare a mio padre. E purtroppo mio padre è morto 4 giorni fa senza che potessi intervenire. E mi sento debole perché con questa storia del coronavirus tutti i confini sono stati chiusi e quindi non riesco anche volendo a raggiungerlo. Siamo sicuri che non tutti muoiono di coronavirus. Ci sono anche persone che muoiono per altre patologie e vengono messi nella stessa sacca.